Sicuramente hai fatto un bel combattimento, non hai demeritato, a parer nostro sono stati molto severi i giudici, mi pare che d'aver sentito che hanno dato un verdetto unanime. Non mi è stato rubato perché è stato molto equilibrato, quindi se i giudici l'hanno visto vinto per lui non ho niente da lamentare, perché non ho visto un vantaggio mio estremo né un vantaggio suo estremo, l'arbitraggio così. C'è da dire che essendo in Italia si pensava un po' più a un aiuto da parte mia, comunque se gli arbitri l'hanno visto così è giusto che sia andata così. Alessandro, non essere amareggiato, noi forse conosciamo un pochino più la box, abbiamo visto che hai portato dei buoni colpi. Sì, mi sono allenato soprattutto sul pugilato ultimamente, non molti calci. Senti, anche Pietro Besi qui, grande campione qua di San Sepolcro, può confermare il nostro giudizio, Piero? Sì, infatti l'ho detto, per me è un pugile lui, per me diventerà un grande campione sul pugilato. Comunque è stata una tappa, non buttarti troppo giù d'umore Alessandro, perché hai una grande stoffa, sei giovanissimo, hai pagato forse il maggior allungo sia di braccia che di gambe del francese. Il fatto che era mancino mi ha un po' spiazzato, anche se lo sapevo. Mi ha fatto finire la voce. E niente, non ho niente da aggiungere, sono comunque contento di aver combattuto, diciamo, bene, un po' troppo di pugilato, un po' troppo poco con i calci, però va bene.